Cultura Colori, giornale di informazione quotidiana. Buona domenica, buongiorno a quanti ci seguono live sulla pagina Facebook di Cultura Colori, la mia Sonia Sodano, e sul mio profilo Twitch. Buon pomeriggio invece a chi ci segue in replica su Radio Onda Music alle 15 e 17, buonasera invece a chi per ultimo ci insegue e ci segue su quello che è il mio canale YouTube alle ore 21 come ogni lunedì. Ovviamente la replica radiofonica è anche quella di lunedì. Ciao Tania, buongiorno. Buongiorno a tutti e buona domenica. E che periodo dell'anno è questo? Come notate dal mio abbigliamento, è il periodo di Natale. Abbiamo stelle e cristalli di ghiaccio. E che sì, insomma, sta facendo freddo. È vero, sta facendo freddo. Anche il nostro sfondo è cambiato. E io volevo chiederti: hai fatto l'albero? Com'è? Quindi, che colore l'hai fatto? È verde. L'albero è verde, no, sto scherzando, no, il mio è sui toni dell'oro e del blu. Ah, il mio invece è rosso, fiammante e toni dell'oro, quindi più o meno ci siamo. Il blu è bellissimo, magari un anno anch'io impazzisco e cambio tutti gli addobbi e li faccio diventare blu come per magia. Anche l'albero tutto bianco, visto che tu dicevi quello verde, è molto elegante. Vabbè, passiamo ai libri, perché sì, la mattina che ci segue la domenica ha voglia di leggere e soprattutto di nuovi consigli. Siamo nelle festività natalizie, è da poco passata anche la festa dell'Immacolata, l'8 dicembre, quindi stiamo già pensando ai regali per Natale. Regalare un buon libro fa sicuramente la differenza. E secondo me a Natale la cosa che più ci piace fare è tornare bambini, no? Anche grazie alla magia stessa del Natale. Quindi Tania, qual è il tema di quest'oggi? Il tema di quest'oggi è la strada da percorrere per tornare bambini, quindi i libri che ci fanno un po' tornare bambini, o le grandi favole, se vogliamo, per adulti. Tutto parte, posso dirlo? Posso dirlo? Vai, vai. Parte da un'idea che mi è balenata alla mente quando stavo spulciando, no, i regali che voglio fare alle amiche, a me stessa, perché è bello anche farsi i regali. Assolutamente. Insomma, a Natale. Bisogna regalarsi dei momenti di felicità. Ne parlavo oggi con un'amica e lei mi ha detto: ho fatto shopping, però mi hanno, come dire, incentivato, perché hanno detto che io devo essere felice, mi devo regalare dei momenti di trascurabile felicità. Felicità, eh sì, effettivamente io la penso così. E mentre stavo spulciando la lista dei libri infinita che ho, lista desideri Amazon, ho trovato anche il Nuvolario, l'Atlante delle nuvole, e quindi mi sono immaginata su questo prato verde, primavera più che in realtà in inverno, però su questo prato verde a guardare il cielo e la forma delle nuvole. Questo libro, tra le altre cose, è finalista anche di un premio. Interessante. Ed è un vero e proprio atlante, un viaggio nel cielo, ovviamente un atlante illustrato, e secondo me è bellissimo, non soltanto perché parla sì delle cose legate alla scienza e allo studio della scienza, ma parla un po' di tutto, no? Affascina l'umanità, il lettore, con queste nuvole che possono diventare arte, letteratura, fotografia, musica, tutto e oltre. Quindi secondo me ci sta con il nostro tema, come tornare bambini quando sul prato verde ci stendevamo e cercavamo di intravedere delle sagome, delle figure in quelle che erano le nostre nuvole. Posso dire che mi hai fatto venire in mente un consiglio, un piccolo consiglio filmico che ci sta bene a Natale, e un libricino che ho letto vari anni fa, che non pensavo di citare, ma mentre tu parlavi di nuvole che assumono la forma di quello che noi sogniamo, di quello che noi speriamo, mi sono venuti in mente. Il consiglio filmico da vedere o rivedere durante il periodo di Natale, che ci sta sempre bene, è Up. Ed è la storia d'amore di due persone, e c'è proprio una scena in cui loro guardano il cielo e immaginano il loro futuro. E appunto poi dopodiché c'è anche la storia in una seconda parte tra quest'uomo ormai diventato anziano e un ragazzino
che diciamo la cui famiglia latita, il cui papà naturale latita. E invece il libricino è un libro che parla di storie di bimbi e disabilità ed è C'era un cavallo nel cielo e appunto parla del modo in cui questi bimbi vivono la propria disabilità e c'è appunto il ricorso alla fantasia per, come dire, immaginare un orizzonte di senso e significato diverso. Per esempio, c'è una piccola lettera di una bambina che dice: io non riesco a correre, quindi mi disegno mi disegno il prato intorno a me in maniera tale che comunque in questo modo anch'io non ho bisogno di raggiungere il prato, ma ci posso stare dentro lo stesso. Guarda, io volevo ricordare anche che ho ricordato la festa dell'Immacolata, qualche giorno prima è stata anche una giornata molto importante legata alla sensibilizzazione verso la disabilità. Quindi questo libro cade proprio a fagiolo, come si suol dire. Grazie Tania. Intanto io ti ho rubato la scena portandomi avanti con l'Atlante dedicato alle nuvole, però come sempre il primo libro è tuo, quindi continua pure con le tue letture. Allora, vediamo un po'. Io parto con un autore che purtroppo ci è stato portato via in questo periodo così denso di brutte notizie, che poi per vari motivi ci ha portato via tanti grandi talenti, l'ultimo proprio ieri. Infatti ne approfitto per fare il mio saluto e il mio omaggio a Lina Wertmüller, che è stata una grande narratrice di storie. Anche di storie che ci hanno fatto sognare. Personalmente io amo molto Travolti da un insolito destino nell'Azzurro mare d'agosto. In realtà quella è denuncia sociale, ma è anche una grossa fiaba. Se vuoi, di qualcosa che non sarebbe mai potuto esistere nella vita, nella realtà di questi due protagonisti. E comunque, ritornando a bomba sul tema, una persona, un grande autore che ci è stato portato via è Sepúlveda, che è un grande autore di fiabe che però ci fanno riflettere e che non sono mai banali, che non sono mai fiabe solo per bambini, ma sono soprattutto fiabe per adulti. E naturalmente, come non ricordare la storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, ma anche me li sono segnati questa volta. Lui ha scritto proprio un grande libro dedicato alle favole, il grande libro delle favole, e poi sulla scia della gabbianella e il gatto, anche qui me lo sono segnato, storia di una lumaca che scoprì il significato della lentezza, l'importanza della lentezza, scusate. Ed è appunto. Entrambi questi due libri che si gemellano, cioè quello della gabbianella e quello della lumaca, è una grande riflessione sull'importanza di rivendicare, nonostante tutto, la propria identità. Ad esempio, la storia della lumaca, è la storia di un gruppo di lumache che vivono in un paese e non fanno nient'altro, che, stare lì. Senza farsi domande, senza chiedersi niente, e sono talmente prive di identità che non si chiamano per nome, ma si chiamano tutte lumaca. E invece c'è una lumaca, comunque, come dire, atipica e contestataria, che decide di avere un nome, quindi rivendica la propria identità e parte alla scoperta di se stessa e di questo viaggio di consapevolezza. Richiama anche un po' le atmosfere del gabbiano Jonathan Livingston. Che insomma si distacca dal gruppo, dalla massa. Sì. Io questi libri li adoro, soprattutto Il Gabbiano, è uno dei miei protagonisti preferiti, è uno dei miei libri preferiti e mi fa veramente sognare. Sono veramente tanti gli autori che vorrei citare per tornare in qualche modo bambini a Natale, quindi poterli anche rileggere nel mio caso, però vado veloce su due che secondo me sono proprio centrati con il nostro tema. Una che mi è venuta proprio al volo è Gianni Rodari, che in realtà per me qualsiasi cosa lui scrive mi fa tornare un po' bambina, però Favole al telefono secondo me fa proprio al caso nostro in questo Natale. E l'altra invece è Storie della buonanotte per bambini ribelli, 100 vite di donne straordinarie, è stato un regalo di qualche anno fa di mia madre, adesso ci sono varie edizioni, il numero 2, il numero 3 e così via, io ho il primo e mi sono stra innamorata. Il nostro tempo sta per finire, non so, tu hai altri libri
Tania? Allora, io voglio citare solamente due libri al volo. Uno è un ritorno a quelle che sono le grandi fiabe del passato, cioè i miti, quindi miti greci, titani, dei ed eroi, perché in realtà gli antichi che facevano, quando non riuscivano a spiegarsi un fenomeno, inventavano una storia di cui era protagonista un dio, scusate, o un eroe, che era all'origine di quel fenomeno, o un conflitto tra gli dei e gli eroi e gli uomini che era all'origine di un fenomeno, come per esempio la pioggia. E l'altro libro che voglio citare, aspettate, è C'era una volta il silenzio, che è una grande favola sull'amore per adulti. Quindi coloro che hanno il coraggio di credere all'amore per sempre, poi ci si interroga sulla nascita del sole, della luna, a proposito di miti, e poi ci si interroga come si possa, ecco, una grande metafora sull'amore a distanza, come possono due persone che vivono su pianeti diversi avere una storia e alla fine come fa il silenzio, che è custode dei segreti e dei rimpianti di tanti, a continuare a svolgere la sua missione senza sovraccaricarsi. E insomma, volevo chiudere con questo, diciamo, queste favole per innamorati. Bello. Io in realtà ho ne ho altri due. Ti Vai, rubo ci è anche questo concesso spazio. perché a Natale siete tutti più buoni e ci Certo. ascoltate, quindi. Mentre parlavi mi è venuto in mente anche il Piccolo Principe, però vabbè. Allora, Assolutamente. la graphic novel di Giacomo Leopardi, L'Infinito. Questo libro non si vede molto bene, è illustrato ed è bellissimo. Dovete sapere che io ho un grande amore per questi libri qua, che in realtà sarebbero destinati proprio ai bambini, però secondo me, come ci siamo detti fino adesso, è qualcosa che riporta noi adulti indietro nel tempo. Questo in Assolutamente. particolare è illustrato da Marco Somà con un pensiero di Daniele Aristarco e l'ho acquistato proprio per i 200 anni dell'Infinito di Leopardi. Vorrei proprio farvelo vedere perché è bellissimo, però non si vede molto dalla webcam. Invece voglio chiudere, questo è veramente l'ultimo libro, con La Valle dei Mulini. Guardate come sono belli e Che accattivanti bello, i mulini. bellissime le illustrazioni. Le illustrazioni sono meravigliose e la storia, perché ho scelto di chiudere, no, guarda, sembra veramente un altro mondo. Esattamente, sì. Ma poi ci sono illustrazioni e illustrazioni, queste sono veramente romantiche. Ma anche non soltanto per le illustrazioni, questo libro è romantico, è detto una cosa molto molto giusta, perché parla di una storia, una valle incentrata su una ragazza che in realtà vive all'interno di una valle dei mulini. Ci sono uomini, donne, ragazzi come tanti, e un giorno arrivano queste macchine perfette a rendere la vita estremamente perfetta. Ma è realmente così? Nel senso, si smette di sognare in qualche modo se tutto è perfetto, perché non ci sono cose da voler realizzare, basta veramente poco con queste macchine. E allora si interroga il libro, e mi interrogo anch'io, ma la vita perfetta è davvero questa? Ma poi è proprio vero che tutti vogliono questa vita e che hanno smesso di sognare? Secondo me non si smette mai di sognare e per questo tutti, molto in fondo, restiamo sempre bambini. Questo insomma è il È pensiero vero. che E volevo lasciare. abbiamo bisogno assolutamente di questi spazi di sogno e abbiamo bisogno anche noi di fare di mandare la letterina a Babbo Natale o di aspettare di aprire la porticina degli Elfi. Due tradizioni che ho scoperto essere ancora molto vive. Magari un giorno ne parliamo, forse nella prossima puntata. Intanto io ti devo salutare, ti ringrazio come sempre per aver trascorso la domenica mattina con me. Ricordo le repliche di domani, lunedì, alle 15 e 17 su Radio Onda Music e alle 21 sul mio canale in Premiere. Un bacio, Tania. Ciao! Un bacio e buona domenica a tutti! Cultura Colori, giornale di informazione quotidiana.